Fuori nevica, siamo in Danimarca. E in questo paese, molti anni fa, esattamente nel 1805, nasce un signore di nome Hans Christian Andersen. Andersen amava soprattutto i bambini e fu per loro che scrisse decine e decine di splendide favole. Ed io oggi ve ne voglio raccontare una. Oh, scusate la polvere, ma sono passati tanti anni. Siamo fortunati. Il vestito nuovo dell'imperatore. Una delle sue più belle favole. Pensate che la storia si svolge in un castello, in uno di quei castelli meravigliosi, come voi troverete nei vostri libri di fiabe. Però andiamo con un certo ordine. Io per potervi raccontare questa favola ho bisogno di un palcoscenico. Così. Un trono. Così. E, naturalmente, un re. Sto bene così? Bellissimo. Sono bello? Bellissimo. Che c'è? Beh, le va un po' largo. Ma che re? Un re che non firma trattati, non fa le leggi, che non governa il popolo. Ma è il popolo borbottava. Ma non osava alzare la voce. È inutile fare lo sciopero della fame. Tanto la solita minestra. Ecco, giusto. Ma lui era sempre là, davanti allo specchio, deliziato da una nuova corona o disperato per una vestaglia che non cadeva bene. Un giorno al castello arrivarono due strani personaggi. Ma chi siete? Cosa volete? Lui è Tantan. E lui è Birillo. Piacere. Noi siamo due sarti famosi. Siamo venuti fin qui per poter confezionare al vostro re, la cui eleganza ha passato ogni confine, un vestito meraviglioso, fatto con le più belle stoffe che si possa immaginare. Andate via! Vai via tu, cialtrone di un ciambellano. Venite, miei cari, venite. Ho sentito dire che siete due sarti, e io di sarti me ne intendo, come vedete. Su dunque, spiegatemi. Sire, la fama della vostra eleganza ha varcato le montagne e le pianure ed è giunta fino a noi. Ora, dovete sapere che noi siamo realmente due sarti di grande mestiere e abbiamo tenuto in servo per voi la più bella. La più meravigliosa. La più fantastica. La più so. Delicatissima, piuma bellissima, stoffa del mondo. E non è tutto. Questa stoffa ha il potere di diventare invisibile. Agli occhi degli sciocchi, soltanto gli intelligenti e capaci potranno vederla. Gli altri, no. Come se la stoffa non esistesse. Se entrerò in possesso di questa stoffa, ne avrò un grande vantaggio. Potrò capire chi dei miei consiglieri merita onori e prestigio e chi invece deve essere cacciato a pedate. Non solo, ma potrò distinguere tra i miei sudditi leali e intelligenti da quelli infidi e sciocchi. Sarò più grande.